Sì, l'abbiamo già messo in mano. Buonasera a tutti. Lucia Panna di Pesaro. Sì, mi rendo conto, insomma, a quest'ora, dopo tanti numeri e tanti nomi, sono un po' stanchini. Vi chiedo quanta voglia avete ancora di ascoltare cose drammatiche e dati pesanti. Io partirei con una domanda a voi. Della questione Taranto, cosa vi manca ancora di informazioni? C'è qualcosa che ancora non sapete? C'è una domanda, anche perché qui non c'è soltanto Pisi, ci sono anche altre associazioni che sono intervenute sia stamattina, che sono anche qui presenti le mamme del Tamburi, con il Tamburi Combattenti. Partirei davvero con una domanda, perché come Pisling possiamo parlare di tanta roba, di tanti numeri, e davvero mi rendo conto che fare un intervento ora con dati e numeri significa spezzare ancora di più le gambe. Faccio una domanda davvero a voi, in tutta sincerità: cosa vi manca della questione Taranto? Una curiosità che vi manca, una cosa che non avete compreso? Posso? Sì, una questione contingente. Rispetto alla chiarezza dei dati e dei catastrofismi più o meno annunciati, sì. Qual è lo stato dell'arte in questo momento? Lo stato dell'arte, mi permetto di dirlo con dati ufficiali, visto che in sala ci sono anche rappresentanti di organi di controllo. I dati ufficiali sono quelli che sono stati diramati da Arpa Puglia, dalla ASI, che non sono per niente rassicuranti. La questione si gioca solo e soltanto sulla comunicazione. Arriviamo a questo. Per me è soltanto una questione di comunicazione, perché quello che oggi è emerso dai dati degli enti di controllo, da Arpa Puglia e dalla ASL, permane una situazione di rischio per la salute. Questo non c'è nessun dubbio. E si è giocato molto sulla comunicazione. Anche lo stesso sindaco, quando ha posto un ultimatum alla Mezzogiorno di Fuoco, entro le 12, ARPA e ASL, è una questione di comunicazione, perché poi gli stessi enti rispondono al sindaco. Ma che roba è questa cosa? La settimana scorsa abbiamo fatto un consiglio monotematico e siamo venuti noi, c'era il presidente Emiliano, c'era ARPA Puglia, c'era la ASL, i vari tecnici, rappresentanti anche del commissario straordinario Norberti, e sono stati dati già le anticipazioni che poi sono arrivate sul tavolo del sindaco. Allora, nel momento in cui Arpa Puglia dice questi sono i valori che sono sotto soglia di legge, ma comunque attenzione, che arriviamo a 20 o 25 o 30 nanogrammi o 10, c'è comunque un rischio per la salute, lo dice Arpa Puglia, non lo dice Pesaro. Quindi poi Arpa comunica con ASL e l'ASL dà i dati al sindaco, che arrivano puntuali sul suo tavolo, atteso che loro stessi dicono: ma sono 2 mesi che ti abbiamo dato questi dati, c'è bisogno di fare tutta questa manfrina. L'ASL poi che cosa fa? Consegna i dati sulla base di dati ufficiali dell'epidemiologia, appunto sui dati di mortalità, e l'ASL fa una relazione molto semplice: si attiene ai dati sentieri e allo studio e al secondo studio del dottor Forastieri, che era stato finanziato dalla Regione Puglia, e pone appunto tutta una questione sanitaria su dati che già ci abbiamo. Passo indietro, Arpa Puglia poi, nonostante dice che per tutti i vari inquinanti ci sono questi dati, sì sotto soglia, comunque c'è un rischio per la salute, dice una cosa importante: attenzione che il livello
della diossina che abbiamo trovato nelle deposizioni atmosferiche ha avuto un'impennata tra giugno e ottobre del 2018, un'impennata notevole, e dice una cosa molto importante: i dati di diossina di giugno-ottobre 2018, quindi stiamo parlando di pochi mesi fa, sono gli stessi dei dati rilevati a pre-2012. I dati di diossina pre-2012 hanno fatto la mattanza di pecore e capre. Anzi, a ottobre abbiamo dei numeri molto più alti della mattanza del 2008, che hanno buttato giù centinaia di pecore e capre. Quindi noi abbiamo ancora la diossina che ci piove sulla testa. Piccolo particolare, tra il 2014 e il 2015 a Taranto abbiamo rilevato dei valori di diossina mai registrati nella storia della Repubblica Italiana, più alti del disastro di Seveso. La procura ha indagato, ha trovato il corpo del reato, Arpapugli ha detto che la diossina si esce dagli elettrofiltri, i responsabili sono i commissari di governo, il pubblico ministero che fa? Deve chiedere per forza l'archiviazione, perché? Per effetto di un decreto. Per effetto del decreto Renzi del 2015, che dice che quegli impianti in quelle condizioni possono lavorare e loro hanno l'immunità penale. Quindi tu a Taranto hai un livello di diossina che si registrò fra novembre 2014 e febbraio 2015 più alti del disastro di Seveso mai registrati in Italia, e il PM dice: io devo chiedere l'archiviazione dell'indagine perché c'è un decreto che dice che così va bene. E quindi oggi voi, il GIP Ruberto a febbraio di quest'anno rimanda tutto un'altra volta alla consulta e dice: scusate, mi dovete dire se questi decreti sono costituzionali o meno, anche perché qualche giorno prima di me la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia perché questi decreti non hanno tutelato la salute. Quindi il governo ora ha due cose da fare: o impugna la sentenza e ci viene contro la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, o attua la sentenza. Attuare la sentenza significa eliminare questi decreti che hanno posto, che hanno detto che questi impianti così possono lavorare, e hanno posto l'immunità penale sia sui commissari di governo che su ArcelorMittal, i gestori. Che la domanda, naturalmente, poi queste due parole che mi ha dato Alessandro a volo, Alessandro Marescotti, il presidente di Pisa, che vi saluta, io sono arrivato così a volo perché non poteva intervenire. Alessandro poi che fa? Ha chiesto, ma già l'anno scorso, a marzo del 2018, un registro di mortalità al Comune di Taranto. Perché per legge, voi sapete, una legge anche abbastanza vecchia, negli anni 90 se non erro, su tutti i siti di tutti i comuni d'Italia vanno riportati i dati delle persone che sono decedute. Quindi Alessandro pesca, va a prendere questi dati dal sito del comune e li elabora con un sistema. Ha chiesto appunto al comune, dicendo: io ho questi dati di mortalità, so se sono donne, uomini e in quale quartiere muoiono. Possiamo fare uno studio scientifico con l'università, con la ASL, e con questi dati per capire come stanno morendo? A novembre del 2018 c'era l'allora sindaco, vice sindaco, scusate, Rocco De Franchi, che attualmente è passato con lo staff del presidente Vigliano, e allora la giunta del 2018 disse: va bene, facciamo questo studio di mortalità, perché giustamente esce un dato grezzo. Per esempio, vi leggo questo che mi ha passato a volo Alessandro e che vi fa capire: ad esempio, nel quartiere Tamburi la mortalità attesa per gli uomini per il 2018 era di 70 unità, i decessi invece sono stati 94, per le donne il dato atteso era 84 e i decessi sono 94, in totale 34 decessi in più nel quartiere Tamburi. Questi 34 decessi in più non sappiamo. Tutti quanti dicono: sì, vabbè, può essere morto di ictus, infarto, di incidente stradale. Alessandro dice: vabbè, ok, facciamo uno studio. Loro avevano approvato in giunta che facevano uno studio di mortalità con la ASL dell'università, ancora attendiamo.
un altro lavoro che ha fatto Alessandro, perché non si basta, non sa mai stare insomma fermo con la testa, e ha fatto un'analisi con i dati dell'ARPA, le centraline dell'ARPA, e ha certificato, ora non voglio starvi a dire i numeri, che comunque nei primi 5 mesi di gestione di ArcelorMittal, da novembre ad oggi, dati di cokeria, ci sono degli incrementi notevoli su tutti i dati, cokeria, la centralina che è qui in via Machiavelli. Quindi i dati delle centraline nella gestione ArcelorMittal sono aumentati. Naturalmente poi ARPA dice sì, comunque rimangono sotto soglia, atteso che abbiamo alcuni limiti come legislazione europea, se non sbaglio, però l'Organizzazione Mondiale di Sanità ci dice che già a 20 nanogrammi al metro cubo c'è un serio rischio per la salute, e noi come limite poniamo 40. L'avete detto anche voi, no? Quante volte ho sentito da voi: ah, ok, il limite è quello, ma sotto quel limite comunque c'è un serio rischio per la salute. Wieslink quindi alla fine non fa altro che attenersi dai dati ufficiali, li elabora e poi li mette in pubblico, li rende pubblici, e il fatto di rendere pubblici dei dati fa dire ad alcune persone che questo è allarmismo, e questo è seriamente è davvero avvilente, anche perché queste brutte parole vengono anche dette da alcuni parlamentari, alcuni senatori. Wieslink rimane sempre in un comportamento che ha sempre il massimo rispetto per l'istituzione, anche per gli organi di controllo. Magari alcuni possono pensare, no, o vogliono farci figurare come quelli che vanno contro l'ARPA, contro l'ASL. Assolutamente no. Riteniamo che ASL e ARPA facciano un lavoro serio, è assolutamente veritiero. Infatti i dati che sono arrivati sul tavolo del sindaco attestano che c'è ancora il rischio per la salute umana. Poi che dire, avete già sentito stamattina le diverse questioni della gestione ArcelorMittal. Siamo completamente fuori legge. Voi uscite di qui, l'avete vista la struttura, vero? Questa struttura qui. Questa struttura qui nasce su un'area enorme che la stessa ILVA, in contraddittorio con ARPA, hanno certificato completamente inquinata, sia sui terreni che sulla falda. E ritorniamo sempre allo stesso quesito. Perché stanno costruendo se lì è inquinato? Perché il DPCM nel 2017 concede ad ArcelorMittal di poter lavorare in tutte le aree dell'ILVA senza fare le bonifiche, perché l'ILVA è mappata sito di interesse nazionale. Nella domanda di AIA, ArcelorMittal chiede al governo di poter essere svincolata dagli iter che si devono seguire se stai facendo delle cose in un sito di interesse nazionale. Quindi anche semplicemente per piantare un palo della luce devi passare dalla conferenza dei servizi, approvazione del progetto di bonifica, eccetera eccetera. ArcelorMittal dice: noi con sta storia del sito di interesse nazionale non ne vogliamo proprio sapere, proprio zero. L'articolo 3 del DPCM nel 2017 dà il nulla osta ad ArcelorMittal a poter lavorare senza fare le bonifiche. Le ultime caratterizzazioni di quest'area 2015, aggiornamento al 2016, dicono: i terreni sono totalmente inquinati da tutti i metalli, da tutti gli idrocarburi, la falda superficiale sotto questo capannone è a 2 metri, la falda profonda a 13. Analisi fatte da ILVA in contraddittorio con ARPA. Sito inquinato, omessa bonifica. Il DPCM del 2017 va contro il testo unico ambientale. Naturalmente, più di alzare le mani non possiamo fare, più di dirlo non possiamo fare. Si gioca su una questione di comunicazione.
si gioca assolutamente su una questione di comunicazione, così come ci ha asfaltato la comunicazione del Calenda con alcuni organi di stampa, così come ci asfalta anche la comunicazione di un signore che si chiama Giovanni Vianello, e che oggi ci dice che siamo allarmisti e che manipoliamo i dati per fini politici. È davvero avvilente una cosa del genere. È davvero avvilente che un'istituzione debba in questo modo schiacciare gli stati semplicemente riportando le date. E niente, non so se magari avete qualche domanda in più, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha condannato l'Italia a febbraio, sì, naturalmente dice che grazie a questi 12 decreti che vanno dal 2012 ad oggi hanno annullato almeno 42 denunce che sono in procura e che non sono state archiviate, ma sono ferme solamente per effetto dei decreti, e quindi sono ferme lì. È come il PM che ha chiesto l'archiviazione per la diossina del 2015. Quindi noi di denunci ne abbiamo portate una caterva. L'ultima, il processo Leucaspide, che sono collinette di rifiuti gettati in un terreno privato al di là del profilo nord dell'Ilva, è partito anche per la nostra denuncia. Ma la immunità penale non è tecnica di questa. In teoria sì. Allora, nel frattempo, quelle denunce che sono crescenti. Attendiamo, perché effettivamente poi il GIP Ruberto, che ha sollevato appunto la questione dell'immunità penale a Roma, alla consulta, ha effettivamente detto: ma qui l'immunità penale era 18 mesi da quando partiva, quindi in teoria l'immunità penale della sommittale è scaduta a marzo. Io ho sentito diversi legali, tra cui anche un legale che era qui stamattina, Leonardo Laporta di Giustizia per Tanto, ed altri legali di Roma che abbiamo consultato, e per tutti quindi questa immunità penale è scaduta, anche perché il processo ambiente svenduto, che è attualmente in corso, ha terminato le sue indagini e sta giudicando le persone per fatti terminati al 2013. Quindi ambiente svenduto sta giudicando per indagini che si sono fermate a settembre 2013. Da settembre 2013 ad oggi ci sono tutte le denunce che abbiamo depositato, ed è pieno di denunce. Quindi già oggi ambiente svenduto sta giudicando delle cose vecchissime che si fermano al 2013, e dal 2013 ad oggi abbiamo un'immensità di prosecuzione del reato che non finisce più, ma noi una vita ci abbiamo. Dopodiché le denunce sono partite nel 2005, le indagini sono iniziate nel 2008, il processo è iniziato nel 2013, ambiente svenduto è ancora in corso, rincomincerà un altro processo, ma noi dobbiamo anche poter avere una vita privata, badare ai nostri cari, ai nostri hobby, ai nostri... Creato per inquinamento ambientale, pratiche come intende stato posto dopo la sentenza di Cassazione, esposti denuncia successive che avete fatto? Sì, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. L'ultimo. Sì. Noi allora come FISLIC, ma anche insieme ad altre associazioni, ogni anno, ogni due anni abbiamo fatto un archivio con cartelle per mese e giorni per tutti gli anni, e le abbiamo depositate in procura. Cioè la procura ha per ogni anno un archivio di fotografie, documenti e video fatte a categorie per mesi e giorni, depositati per tutti gli anni, 2013, 14, 15, 16, e l'abbiamo fatto anche per Eni. Spesso si dice sì, ma a Taranto non c'è soltanto l'Ilva, ma c'è l'Eni. Abbiamo denunciato anche per Eni. L'ultima nostra denuncia su Eni risale a agosto dell'anno scorso, e per Eni è iniziato un processo anche quest'anno, quindi non vogliamo assolutamente
dire che uno inquina e l'altro non inquina, assolutamente no, anche perché personalmente io dopo aver denunciato ho incontrato il direttore della raffineria e gli ho detto le cose come stanno, la falda pure dalla parte loro è totalmente compromessa, loro mi dicono ma nel 2015 è partito il trattamento anche di falda e gli ho detto direttore ma ho visto anche i documenti del 2016 e 2017 è così, e lui ha soltanto potuto dire abbiamo inquinato dagli anni 60 ad oggi per bonificare la falda, chissà quanti anni avremo davanti. Noi comunque, anche se un giorno dovremo crepare, vogliamo crepare in piedi e con una certa dignità. Grazie.